Buongiorno a tutti, un cordiale saluto da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale di Azzano Decimo e di tutta la cittadinanza, agli amici delle fasce, ai nostri corregionali all'estero. Un affettuosissimo benvenuto a questo momento che non riusciamo a evidentemente celebrare e condividere in forma tradizionale a causa della pandemia, ma che comunque ci riempie di gioia, il fatto di potervi dire e di poterci dire che ci siamo, che vi pensiamo e che vi sentiamo parte del nostro territorio, della nostra gente. Anche qui ad Azzano Decimo, come sapete, comune della Destra Tagliamento, città di 16.000 abitanti, abbiamo vissuto un periodo abbastanza complesso durante le fasi, appunto del Covid e della pandemia. Un periodo nel quale anche la nostra cittadinanza, le nostre attività produttive, il nostro sistema industriale, commerciale dei servizi è stato messo a dura prova. Però grazie alla buona volontà e grazie alla tanta generosità dei nostri concittadini, pensate che siamo il comune in tutta la regione Friuli Venezia Giulia che ha ricevuto offerte, donazioni da parte dei propri concittadini, da parte delle attività imprenditoriali, le più alte rispetto al numero di abitanti. Abbiamo ricevuto ben 60.000 euro di donazioni da parte di vari soggetti che hanno scelto e hanno voluto contribuire, oltre che le risorse che poi il Comune ha messo a disposizione, alla ripartenza post-Covid, o meglio post fase 1 del Covid, perché in realtà nell'emergenza sanitaria ci siamo ancora. Ebbene, grazie a questa generosità, grazie alla buona volontà degli azzanesi, si è ripartiti, siamo ripartiti, è stata anche una bella dimostrazione da parte delle forze e dei gruppi di volontariato, in primis la protezione civile, diverse associazioni, la Croce Rossa, le opere caritative e tanti tanti soggetti che si sono resi disponibili ad aiutare tante persone che erano in difficoltà, a portare a casa la spesa, i medicinali, a dare le informazioni. Insomma, siamo stati, secondo me, in grado di dimostrare che uniti si possono affrontare anche le difficoltà maggiori. Allora, da parte mia, un augurio, l'augurio che questa sia l'ultima volta che ci incontriamo con questa modalità a distanza, che ci si possa vedere dal vivo, da vicino, che ci si possa abbracciare e vi porto davvero i migliori saluti di tutta la nostra cittadinanza. Noi sappiamo benissimo quanto importante sia stata l'emigrazione, quanto importanti siano stati i vostri sacrifici per garantire a voi stessi, ai vostri parenti, ma più in generale alla nostra gente, di avere un futuro migliore. Quindi vi sentiamo vicini e vi sentiamo parte integrante della nostra comunità. Ancora un cordiale saluto a tutti e buon proseguimento.